presenza del Presidente del Senato Casellati ha in qualche modo dato una misura dell'importanza delle iniziative della città di Urbino, dell'università, per ricordare il Rettore Carlo Bo nei 20 anni dalla scomparsa. Nel corso del 2021 l'Ateneo, insieme soprattutto con la Fondazione Carlo e Marise Bo, ha portato avanti all'interno di un progetto che si chiama Urbinate per sempre una serie di iniziative, ad esempio delle letture che sono registrate e ascoltabili per chi le avesse perse sul sito dell'Ateneo, delle ristampe di interventi di Carlo Bo quasi dimenticati, ma soprattutto anche la pubblicazione di alcuni inediti. La mostra, organizzata, curata e localizzata presso la Fondazione Carlo e Marise Bo, rappresenta un punto molto alto di tutte le attività che abbiamo organizzato nel corso del 2021 e credo che sia stato un onore sia per il nostro Ateneo che per la città avere qua il Presidente del Senato Casellati. Con un po' di emozione che ho qui tra mano la dedica che la senatrice Casellati ha voluto donarci su una pubblicazione che noi abbiamo anche messo in omaggio tra le varie pubblicazioni della nostra fondazione e che le verranno consegnate dal magnifico rettore. Ma questa è una plaquette molto speciale perché viene proprio dal Senato della Repubblica, porta la data del 23 gennaio 1991 e sono i discorsi d'omaggio che Bo ha ricevuto per il compimento dei suoi 80 anni. E a questi discorsi che si avviano con quelli del senatore Spadolini, col quale lui era particolarmente amico e col quale in qualche misura contende il primato di una delle più grandi biblioteche d'Italia, si completa poi alla fine con una risposta dello stesso Carlo Bo che riassume in poche pagine con quella straordinaria capacità di sintesi e di poesia insieme, che era soltanto sua, l'intero suo percorso esistenziale, che di fatto, mi piace dire, dà veramente ragione e conferma alla linea narrativa della nostra esposizione, che racconta appunto i primi 40 anni di vita, dalla nascita a Sestri, il 25 gennaio 1911 fino al 1951, cioè fino all'anno in cui Bo incontra Giancarlo De Carlo e comincia a progettare la rinascita dell'università anche attraverso la ricostruzione delle sedi e dei palazzi più importanti, e come appunto il palazzo originario della famiglia Montefeltro, che è stato il primo intervento riedificatorio, e così ricostruendo l'università ha anche di fatto ricostruito la città.